Ragazzi, lo sapete meglio di me, mancano pochi giorni all'uscita di eSports FC24. Io vi consiglio caldamente di andare nel sito di Eniba e di comprare le carte PSN o Xbox. Perché se non volete spendere più di 100 euro per l'edizione Ultimate, beh ragazzi, ci sono dei sconti molto interessanti sulle carte PlayStation e Xbox. Tutte le info le trovate come sempre qui sotto in descrizione. Ballo, stavo guardando un po' la tua storia e in 10 anni hai cambiato un sacco di squadre, 2 volte al Milan, 1 anno al Liverpool, 1 anno a Nizza e poi rimani in Francia per andare a Marsiglia, Brescia in Serie B e anche in Serie A, Monza, Adana Demirspor e Sion. E cambiamo ancora perché a 33 anni voglio concederti un'altra ed ultima possibilità. Signori, ben ritrovati, nuova carriera agente, format estivo dove prendiamo in gestione diversi giocatori più o meno in difficoltà, di età più o meno diversa di loro e cerchiamo di rendergli la carriera un attimino più semplice, ma soprattutto più vincente rispetto a quella attuale. Mario Balotelli, come ben sappiamo, in questo momento non gioca in Italia, gioca in Svizzera, ma in questo save torna in Italia, torna in Serie B e va in una squadra che secondo me ha proprio bisogno di una figura come quella di Mario Balotelli. Sì, sono il suo agente e per figura di Balotelli non intendo la ballotellata, ma intendo un attaccante con le caratteristiche di Mario Balotelli. Quindi oggi carriera dedicata a lui. Quindi gioca a 32 anni, nella realtà ne ha 33 e è il primo giocatore ufficialmente over 30 all'interno di questo format. Sì, abbiamo avuto anche Bernardeschi, sì, abbiamo avuto anche Correa. Sono giocatori che però all'interno poi del save hanno superato i 30 anni. Qui invece partiamo davvero con un giocatore che ha 30 anni suonati, ne ha 32, poi come detto in realtà 33 e non manca molto appunto al termine della sua carriera. Ma in questi ultimi anni tantissimi over 30 ragazzi stanno rendendo alla grande. Adesso non voglio fare paragoni strani, confronti strani, ma Benzema, Dzeko, Giroud, tre esempi di tre attaccanti. Non voglio paragonare le carriere di questi tre con quella di Balotelli, ci mancherebbe, non voglio nemmeno fare confronti strani. Però per dirvi che comunque sono tutti e tre attaccanti che sono anche più attempati dello stesso Balotelli, ma che comunque si riescono a mantenere sempre in forma, sempre alla grande e sono sempre davvero fondamentali per le loro squadre. O lo sono stati in questi ultimi anni, visto che adesso Benzema non è più al Madrid, Dzeko non è più all'Inter, l'unico, diciamo, rimasto nell'Europa che conta, possiamo dire, che è Giroud col Milan. L'obiettivo di questa carriera con Balotelli, beh, sicuramente è quello di riportare questa squadra in Serie A, la Sampdoria, magari perché no, grazie ai gol di Balotelli. La seconda, ragazzi, mamma mia, quanto sarebbe bello avere l'opportunità di partecipare all'Europeo con l'Italia. Difficile, difficile, molto difficile pensare al Mondiale 2026, perché sono poi diverse le stagioni da dover simulare, sarebbero 4 e avremmo poi a che fare con un Balotelli 36enne, 37enne, insomma, secondo me, poi naturalmente vedremo anche la scheda come sarà messa, ma come obiettivo, ragazzi, puntiamo all'Europeo. Puntiamo all'Europeo del 2024 e speriamo di ricevere la convocazione. La Samp è rimasta quella della passata stagione, quindi secondo me non dovrebbe avere grossi problemi in Serie B, speriamo. Non ho quindi aggiornato il calciomercato, a parte appunto l'inserimento di Mario Balotelli, che ci mostra una scheda di tutto rispetto. Unico problema, secondo me, è quel 66 di velocità, che non migliorerà più di tanto, ragazzi. Cioè, nel senso, ormai a 31-32 anni, quanto vuoi che possa crescere un valore del genere? Anche se dovesse migliorare, potrebbe arrivare magari a 70, ma non cambierebbe molto. È un attaccante, comunque, che fa del suo potere, della sua forza, proprio il fisico. Un attaccante di peso. Quel fisico 79, quel dribbling 76 che nonostante appunto un giocatore lento comunque è un valore abbastanza alto, passaggi 72, ma poi diciamo l'abbiamo apprezzato in passato e non Balotelli per la sua potenza proprio nel tiro. Queste poi le sue altre statistiche, l'aumento di overall c'era stato perché ho già impostato gli allenamenti, li ho già fatti con piacevole sorpresa, questa è la prima volta che ho totalizzato voto A nell'allenamento delle punizioni. Incredibile, ma vero, sono migliorato grazie a Balotelli a battere le punizioni su FIFA. Difatti lui ha anche una caratteristica, punizioni potenti, purtroppo ha quell'altra caratteristica che spero non sia, diciamo, compromettente ai fini poi di questo video, infortunio facile. Sì, Balotelli, balotellate, tanti problemi nella sua testa, nel suo atteggiamento, forse anche nelle persone che ha incontrato, ma purtroppo abbiamo a che fare con un giocatore che è predisposto a certi infortuni, sperando appunto il meno pesanti possibile, perché un infortunio pesante alla sua età potrebbe compromettere poi l'intera carriera. Personalità, non c'erano dubbi, individualista, ma io vedo dei più in zone che mi interessa, ma non molto. Adesso poi vedremo con attività di poter andare a migliorare un po' altre sezioni come accelerazione e velocità scatto, che secondo me sono quelle
ad ora fondamentali. Qui però vi dico, fossimo stati gli unici punti di riferimento del reparto offensivo Sampdoria, allora sarebbe stato per me un problema, perché se tu giochi con un solo attaccante, di solito hai quell'attaccante anche molto rapido, molto veloce. La Samp qui in questo save gioca due. Questo è per noi di fondamentale importanza perché possiamo appunto non essere rapidissimi e diciamo essere quella punta che poi al suo fianco ha quell'attaccante che gli gira intorno e che gli dà appunto i palloni adatti per poter poi andare alla conclusione. Allenamento questo, scenari offensivi, migliora ulteriormente un qualcosa che siamo già davvero molto forti come potenza tiro, poi passaggio corto, filiazione, posizionamento offensivo, porte e mosse, abilità, miglioramento nel controllo palla, dribbling, agilità, velocità scatto, poi un po' di visione, passaggio lungo, lettura difensiva e intercettazione, quella la mettiamo praticamente sempre, Balotelli praticamente sotto zero sotto quell'aspetto, e poi punizione diretta esperto. Mamma mia, ragazzi, quanto siamo forti! Finalmente, voto A. Come stipendio, non so, ragazzi. Sincero, non lo so. Lo scopriremo poi nel corso delle prossime settimane, dei prossimi mesi. E io qui inizierei comunque già a spendere qualcosina. Come sempre, ragazzi, mi raccomando, supportate questa serie, supportate il canale in generale. Se vi piace questo format, recuperatevi i primi episodi, perché ci sono veramente delle storie molto carine da raccontare, quella di Scalvini, per esempio, quella di Dele Alli, quella di Correa, di De Ketelaere, diversi giocatori protagonisti in questa carriera gente. Adesso però, ragazzi, siamo pronti per vedere i risultati di Balotelli al primo anno con la Samp in Serie B. Allora, sono già tipo 3-4 allenamenti, ma l'overall non è affatto migliorato. Sì, non vi sto già raccontando com'è andata la stagione, anche perché dobbiamo ancora iniziare, e già che ci sono, ragazzi, guardiamo un po' la formazione della Samp, che ricordo è quella che ha giocato nella passata stagione in Serie A e è quella che gioca a duello davanti. Chi sono i due? Balotelli e Gabbiadini. Un reparto offensivo lento, ma sarà comunque lento a prescindere, perché se non c'è Gabbiadini c'è Quagliarella, se non c'è Quagliarella c'è Caputo. Squadra che probabilmente o subirà un'evoluzione là davanti già a partire da questa sessione di calciomercato o in quella invernale, ma probabilmente la grossa rivoluzione sarà la prossima stagione, sperando di commentare poi una Samp in Serie A. È la prima volta che mi capita di non vedere un miglioramento nell'overall. Overall 78 solamente praticamente a fine aprile, quindi un più 2 di overall in una stagione, crescita veramente molto lenta, ma mi sembra anche giusto e realistico il fatto comunque di una crescita lenta per un giocatore che ha comunque già da tempo superato i 30 anni. Vediamo un po' la classifica, una Samp che gli manca. Attenzione, questa ce la giochiamo, ragazzi. Questa mi sa che ce la giochiamo, perché possiamo vincere il campionato, andare comunque in A da secondi, ma potremo anche prendere parte ai playoff, perché affrontiamo chi? Il Venezia. Quindi un finale di stagione tutto da vivere. Addirittura la coreografia, qua ragazzi, roba grossa. Qua ragazzi, roba grossa. Prova da solo a far ripartire il Doria. È entrato anche Fabio Quagliarella in questo secondo tempo. Balotelli. Non è fuori gioco Gabbiadini. Bellissimo passaggio di Super Mario. Gabbiadini, Gabbiadini, puoi incrociare. Gabbiadini! 1-0 Sampdoria, questo gol vale il campionato, vale la Serie B. Grande lucidità qui da parte di Super Mario, ma enorme freddezza da parte del 23 Manolo Gabbiadini, che col sinistro supera il portiere Venezia e la Samp passa meritatamente in vantaggio. Il destro di Busio, e attenzione perché qui Balotelli potrebbe uscire. Attenzione Mario, si crea la possibilità per calciare, ci prova col sinistro. Esce Balotelli, ma alla fine dentro Pussetto. Finisce qui la partita di Balotelli, sta per finire la partita della Sampdoria. Deve solamente gestire adesso il possesso, perché manca veramente poco al ritorno in Serie A, vincendo il campionato. Questo lancio da parte di Noitink proprio per il subentrato Pussetto. Ormai non c'è più tempo, finisce qui. Sampdoria che gli basta solamente un anno, Balotelli, un anno col Doria. Ed è già subito ritorno in Serie A. È stato un campionato in parte dominato, in parte non. Nel finale sicuramente abbiamo perso un po' di punti, andando poi a rendere quest'ultima giornata veramente molto frizzante, molto pericolosa per chi soffre, non adatte deboli di cuore, ma alla fine la Samp vince la Serie B, stagione 22-23. Io volevo vedere la Coppa, ma alla fine non vediamo praticamente nulla. Guardiamo però i risultati di Balotelli in questa sua stagione con la Samp. Allora, ragazzi, vediamo un po'. Statistiche, siamo pronti, ci siamo e già vedo dei bei numeri. Già vedo dei bei numeri, numeri molto interessanti. Il capocannoniere però non è Mario Balotelli, ma è stato Gabbiadini, ma è normale, ragazzi, è normale, mi sembra anche giusto, corretto, perché comunque
Ricordiamo, siamo in un reparto a due, quindi è difficile pensare a un solo grande attaccante, più facile pensare a due grandi attaccanti. L'esperienza di un reparto offensivo con Manuele Gabbiadini, 31 anni, Balotelli, 32, con Mario Balotelli, 17 gol, 3 assist. E andiamo poi a vedere poi quante volte è stato migliore in campo, se è stato eletto giocatore del mese o della settimana, ma attenzione anche a Hese. Giocatore un po' sorpresa di questa Sampdoria, nella realtà non è stata una sorpresa positiva, anzi, qui invece 41 presenze, ha giocato praticamente tutte le partite, 14 gol, addirittura 11 assist. Tre volte addirittura nella squadra della settimana Mario Balotelli, uno stipendio basso ragazzi, uno stipendio basso, dobbiamo raggiungere se non sbaglio over il 79 per poter chiedere un aumento. Ma diciamo che questo aspetto in realtà poco ci importa, perché noi vogliamo cercare di migliorare il più possibile Balotelli per convincere poi Spalletti a convocarci all'Europeo del prossimo anno. Puntiamo all'Europeo del prossimo anno e cercheremo di metterci in mostra, meno male, non in Serie B ma in Serie A, quindi ancora più probabilità di poter poi ricevere, chissà, una convocazione. Non abbiamo molto in realtà da poter spendere, perché finché non possiamo aumentare esatto l'ingaggio non si può fare praticamente nulla, però tutto quello che possiamo migliorare su individualista lo facciamo e direi per ora momentaneamente basta. Prima di iniziare la nuova stagione, ricordiamo siamo in Serie A e soprattutto sono anche curioso di vedere chi è salito insieme alla Sampdoria. Il Palermo e il Parma, attenzione, interessante, bel campionato. Poi il Genoa è rimasto, Cagliari è rimasto, il Monza a sorpresa è rimasto. Ma la cosa che più in questo momento mi interessa è vedere un po' che cosa ha fatto la Samp nella passata stagione nel mercato in entrata e in uscita. Perché mentre giocavo la partita col Venezia ho visto un Lojodice, che considero veramente un ottimo centrocampista, essere presente nella Sampdoria di Stankovic in questo caso. Presente anche in questa seconda stagione, quindi in Serie A. Però vedo sì dei rientri dei prestiti interessanti, ma una squadra che secondo me non è proprio attrezzata per poter rimanere in Serie A. Cioè serve veramente qualcosa nel mercato in entrata. Allora, mercato chiuso, vediamo un po' se ci sono state operazioni in entrata. Quelle in uscita diciamo che mi interessano relativamente, io vorrei vedere invece una squadra migliorata. Migliorata sì, direi, più che altro svecchiato il reparto offensivo, perché non abbiamo Manolo Gabbiadini, ma abbiamo Dessers. Profilo il suo decisamente interessante, un ottimo compagno per Mario Balotelli. Poi abbiamo anche Kauè come esterno sulla fascia sinistra, ruolo cruciale, quindi sicuramente titolare inamovibile. Un Nugent, un certo Deliu, credo la pronuncia. Giorgione Scalvini, tanta roba. Insomma, una Samp che zitta zitta, qualche colpo l'ha fatto, ma soprattutto ha svecchiato tanto la rosa, perché era veramente una squadra sì, di profili molto esperti. Molti profili esperti sono rimasti come Candreva, Caputo e Balotelli. Però finalmente si vede qualche giovane. E non giovane a caso, ma giovani promesse. Allora, in teoria noi qui dovremmo avere la pausa nazionale, quindi intanto state vedendo comunque un inizio di campionato per nulla brutto, molto bello, molto interessante, con tanti punti, però pare non essere arrivata la convocazione. Chiaramente consapevoli che c'è tempo, però ho la sensazione che l'overall, l'età e tutta una serie di cose possano in qualche modo così non convincere Spalletti a puntare su di noi. Sappiamo un po' del rapporto difficile Balotelli nazionale, però poi a fine anno vedremo i numeri, ma se sono numeri che convincono, diciamo che sarebbe stato un peccato, ecco, non vederlo almeno in una convocazione, almeno in un'amichevole. Giustamente, ragazzi, mi sono scordato di mostrarvi la Samp della stagione 23-24, di questa seconda stagione, di questa stagione di ritorno in Serie A. Il modulo naturalmente non è cambiato, però questa più o meno è la formazione titolare, quindi la presenza di Scalvini, di Lojodice, di Kauè e Balotelli appunto là davanti, i tre tra virgolette nuovi profili. Preoccupa un po' l'assenza di Odero, da capire se per infortunio, squalifica o scelta tecnica, e sempre là davanti Caputo, Balotelli. Verre alle loro spalle, mi sembra un reparto offensivo molto troppo lento. Però queste sono le scelte del mister, noi non possiamo farci niente. Diciamo che come stipendio e tutto ancora non ci siamo, non abbiamo modo di poterci muovere chissà quanto per migliorare poi la personalità del giocatore e siamo ancora lontani purtroppo dall'overall 79, quindi questo ci blocca abbastanza. Allora ragazzi, andiamo fino all'1 di febbraio per vedere se ci sono state ulteriori novità sul mercato. Ravaglia, Falcone, Audero. Audero, io spero che abbia. Ok, gioca. Probabilmente un piccolo infortunio. Scalvini, Ferrari. Ok, non vedo nuovi giocatori. Forse lui, forse effettivamente non c'era. Sì, diciamo che non si sono fatti i colpi. Non si è fatto nulla. La mia paura, ma anche la mia speranza, è sì, quella magari di perdere Scalvini prossimo anno, ma di guadagnare tanto per poi prendere altri giocatori.
Guardiamo intanto, già che ci siamo, visto che siamo su questa schermata, le statistiche di questa metà stagione, dove abbiamo Balotelli insieme a Caputo, esattamente come l'anno scorso. Quel reparto 2 lavora all'unisono, uguali, stessi numeri, anche quasi a livello di assist, perché solamente un assist in più di Balotelli rispetto ai 5 di Caputo. Tanta roba Balotelli, perché sta mantenendo degli ottimi numeri anche in Serie A. Ragazzi, finalmente overall 79. In una stagione e mezzo siamo cresciuti di 3 di overall. Credo che sia una delle crescite più lente di overall da quando faccio questa carriera. Ci sta, è abbastanza normale, però possiamo finalmente chiedere un nuovo stipendio, che rimane comunque molto basso, che non ci permette di fare sostanzialmente nulla. E questo un po', ragazzi, mi fa un po' riflettere, perché in vista poi della prossima stagione, tanti dubbi. Sinceramente non saprei cosa fare. Diciamo che questa potrebbe essere una di quelle carriere con meno spostamenti in assoluto, vuoi per l'età del giocatore, vuoi anche che la Samp alla fine è stata la squadra che ci ha accettato, che ha puntato su Balotelli. Balotelli ha riportato insieme a Gabbiadini questa squadra in Serie A e io credo che questa stagione, poi tra poco vedremo i risultati, rimarremo ancora in Serie A. Però secondo me questa può essere una carriera agente dove il discorso soldi è abbastanza relativo, nel senso che non stiamo parlando di un giocatore giovane che deve formarsi, stiamo parlando di un giocatore che si è fatta la sua esperienza e che vuole concludere nel migliore dei modi della sua carriera, a prescindere da quanto prende. Quindi secondo me, davvero, per la prima volta in questa carriera agente, i soldi non sono tutto. Si è chiusa ufficialmente la stagione. Col Napoli è pareggio. Siamo rimasti là, sicuro, perché abbiamo ottenuto diversi punti. E circa metà classifica, 48 punti. Non male, devo dire, non male. A vincere il campionato è il Milan con 87 punti. Al secondo posto la Roma, Juventus, Inter, terzo e quarto posto in Champions League, il Napoli in Europa League e la Fiorentina in Conference. Coppa Italia che non ci ha visto essere protagonisti, al primo turno disponibile, il turno 2, veniamo subito sbattuti fuori dal Brescia. E le statistiche di fine stagione vedono che cosa? Un Balotelli. Oh mamma mia, ma che preciso! Che precisione, signori! Perché credo che siano le stesse reti dell'anno scorso. Però fantastico, perché mi fa impazzire, ma questa cosa mi fa anche molto piacere, perché questo è un giocatore che ti porta doppia cifra sia come numero di gol che come numero di assist. Ed è stato l'assoluto MVP, perché alla fine lui primo come numero di gol, lui primo anche come numero di assist. Per questo vi dicevo, cioè Sampdoria anche come scelta di squadra che non gioca con una punta ma gioca con due. Questo garantisce quindi a Balotelli di potersi sacrificare in alcune occasioni e poter essere anche protagonista in altre. Tra l'altro Dessers mi sa che si è spaccato tutto perché non ha praticamente mai giocato. Però ragazzi, qua siamo già praticamente a luglio e ahimè non è arrivata la convocazione. Non è arrivata, ragazzi. Non è arrivata. Si chiude la stagione. No, ci ritiriamo? Ma come? Fine? Colpo di scena? Cioè, vuol dire che la forte delusione di non essere andati in nazionale da Spalletti ha spinto poi Balotelli al ritiro, perché si è fatto un po' un all-in. Dice, ma come? Sono andato in doppia cifra di gol, doppia cifra di assist e nemmeno una convocazione, nemmeno come quarta punta. Questa non me l'aspettavo proprio. Un colpo di scena veramente forte. Veramente, veramente forte. Mamma mia, mamma mia. Mi ha scioccato sta cosa, non me l'aspettavo. Praticamente Balotelli si ritira a neanche 34 anni. Non lo so, è incredibile davvero, perché anche su un videogioco è sempre assurdo avere a che fare con questo calciatore perché non sai davvero cosa aspettarti. Secondo me, se lo vogliamo vedere un po' romanticamente, vogliamo entrare un po' nel profondo, è veramente per quel motivo lì. La mancata convocazione per l'europeo ha spinto Balotelli a dire: ma chi me lo fa fare a me? A dare il massimo per 2 stagioni, a fare benissimo, a portare questa squadrina a salvare questa squadra poi in Serie A, una salvezza tranquilla, metà classifica, segnando un sacco e facendo un sacco di assist. E qua, adesso il racconto è diverso, perché è un Balotelli che allenatore del Venezia. Non vi faccio vedere il percorso d'allenatore di Balotelli al Venezia, però davvero sarebbe stato interessante. Fossimo stati all'inizio di FIFA 23, magari un percorso così l'avrei fatto volentieri, però qua ragazzi direi che è il caso di fermarsi. Di fermarsi con un grosso davvero dispiacere perché è stata la carriera agente più veloce, più rapida in assoluto. Io già immaginavo che non avrei raggiunto il mondiale del 2026. Però quantomeno mi aspettavo, ecco, di fare qualche stagione in più. Ragazzi, come sempre, vi ricordo di seguirmi nei miei vari social, trovate tutti i link in descrizione con anche il link che vi porterà al canale Twitch dove mi trovate in live tutti i giorni a partire dalle 14. Supportate come sempre il canale, le serie in corso e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!